Nelle puntate precedenti. Ciao a tutti, mi chiamo Marco Bianchi e non ho ancora capito cosa voglio fare da grande. Una giornata pazzesca, una di quelle da ricordare. E sapete perché? Perché ho visto un gatto sulla muraglia cinese! Sì, guarda come cosa corrono, guarda tutti gli sfigati, sfigato! Perché in fondo, se non possiamo fare niente per cambiare il destino di queste povere persone, abbiamo il dovere di apprezzare la nostra libertà. Per me uno spiedino di grilli e uno di cavallette. Allora ragazzi, giovedì e sto per partire. Shenzhen e Guangzhou. Comunemente tra noi Guangzhou, è più semplice. Sarà dura anche questa settimana perché domani devo lavorare, devo andare da un fornitore, sarò da solo come un cane, come al solito devo gestirle tutte io. Ma ce la farò e poi il weekend, come al solito, in giro per la città a fare casini. E comunque mai più in aeroporto senza longboard. Sono troppo più veloce degli altri, è pazzesco! Sono praticamente quasi arrivato in ostello, adesso ve lo faccio vedere, ma soprattutto notate le maniche corte, perché qui siamo al sud della Cina e fa caldo, quanto è bello! Non dico che è estate, ma quasi, ci sono 25 gradi. E la capsula dove dovrò dormire. Il capsula hotel, che si potrebbe chiamare anche il loculo hotel. Però guardate quanto è carino, c'è anche la televisione. Molto, molto figo. E queste invece sono le docce. Domani mattina sarà un mucchio selvaggio per prepararmi. Quanto mi piace soffrire, sì. Anche quando vedo in viaggio il lavoro vado in ostello. Cioè, non esiste un'altra persona che lo fa, dai. Sono l'unica persona sulla faccia della terra. In business trip, ostellaccio da combattimento. Mi piace troppo soffrire. E questo invece è il bagno, che non è niente male. Se non si considera lo sgommatone. Oppure il fatto che la gente caga per terra. Ma perché la Turchia è ancora legale? Ciao a tutti. Allora, prima di andare avanti, ci tenevo a fare una piccola premessa. Questo video potrà sembrare un po' forzato, e in effetti è così. Inizialmente non volevo andare avanti, dico la verità, non volevo realizzarlo, ma poi mi sono detto che non era giusto, dovevo farlo e non potevo arrendermi. Quindi guardatelo fino alla fine, perché vi spiegherò cosa è successo e spero che comunque vi piaccia ugualmente. Torniamo alla puntata. Posate la valigia in ostello, inizio subito a visitare la città. Shenzhen è una città di 12 milioni di abitanti nel sud della Cina ed è forse la più importante dal punto di vista finanziario. Decido di andare in un parco a tema simile alla nostra Italia in miniatura, ma mi rendo subito conto che è praticamente deserto. Cioè, non solo è il parco a tema più triste che abbia mai visto, ma non mi fanno neanche entrare perché devo aspettare le 18 e quindi devo aspettare 15 minuti. Ho detto, dai, fatemi entrare, non c'è nessuno, fa schifo. Oddio, quanto mi fanno arrabbiare, quanto non aiutano le persone. Ok, finalmente sono dentro, vediamo quanto è triste questo parco. In questo parco a tema si trovano tutte le principali attrazioni cinesi, sia artificiali che naturali. Alcune le ho già viste, come le maschere del Sichuan che ho visto a Chengdu, o la muraglia cinese, la città proibita che ho visitato a Pechino. Altre invece non sapevo neanche che esistessero, e almeno in questo il parco è stato utile per avere delle idee di nuovi posti da visitare. E guardate sullo sfondo i tipici palazzoni cinesi alti quasi come delle montagne. Ok, adesso posso confermarlo con certezza. È il parco più triste dove sia mai stato e vado via. Prima di andare via mi fermo a guardare degli spettacoli che hanno iniziato a fare e nonostante i ballerini siano spesso scoordinati e alcune scene senza senso, come i due tori umani che prima duellano e poi ballano con degli indiani, altri sono davvero piacevoli e alla fine questo parco riesce a guadagnare qualche punto. La verità ragazzi è che a Shenzhen non c'è niente da fare, ho cercato anche su internet ed è una città finanziaria. Posso fare soltanto questo, sì, giocare a quei cosi. Però, guardate, ho vinto lui. Sto diventando bravo, eh. Allora, è già tardi e dovrei tornare in hotel perché domani lavoro. Hotel, ostello, ostellaccio, chiamiamolo come si deve, il Loculo Hostel. E mi sono fermato a mangiare qualcosina. Ci siamo fermati a mangiare qualcosina perché lui adesso è il mio nuovo migliore amico e in questo viaggio lo vedrete parecchio. E come al solito da bere tè. Tè bollente, non si beve acqua qui in Cina, soltanto roba calda. Sto morendo di sonno ancora, ma devo andare a lavorare qui. È stato così tutta la notte, sono contento di averlo beccato. Maledetto scorreggione! Scopro con piacere che in questa regione si mangia davvero bene, addirittura meglio del Sichuan, e che sono così attenti all'igiene che a tavola ti portano dell'acqua calda e una ciotola per lavare nuovamente le tue stoviglie.
Una volta finito di lavorare, mi sono spostato a Guangzhou e ho provato della frutta freschissima e molto particolare. E una sera, mentre stavo mangiando la frutta, si è avvicinato un ragazzo con cui ho fatto amicizia e che chiamerò Chin Chun Chan, perché non ho mai capito il suo nome. Ed è soprattutto grazie a lui se ho continuato a fare video e ho deciso di fare questa puntata. Io voglio morire, ma perché? Perché mi sono succedute queste cose? Ho conosciuto un ragazzo, wow, voi direte, che bello, il mio primo amico in Cina. È cinese, non parla inglese, quindi abbiamo parlato solamente con il traduttore. Però è simpatico, un bravo ragazzo. E mi ha invitato nel suo negozio, mi ha detto, vieni, ti devo assolutamente far provare delle cose, ti faccio mangiare, sei mio ospite. Va bene, accetto, assolutamente. Adesso vi faccio vedere il negozio. Yeah, my friend. Uccidetemi. Sì. Cin cin, facciamo cin cin con le larve. Siamo oltre. Oh, very good. Good. I'm good. China, very good. China, very good. China, very good. My best friend è un ragno. Uccidetemi. You want? E alla fine mi fa fare anche la videochiamata con la mamma per presentarmela. Chin Chun Chan è davvero un grande amico, lo devo ammettere. Give me an hug, my friend. My friend. Non mi lascia andare via, mi continua a mettere roba in mano da mangiare, roba strana. Ti prego, fammi andare via. Oh, China. China. Finalmente mi ha lasciato andare via, però è stato di una gentilezza. Guardate, credetemi, non ho mai conosciuto una persona così gentile. Non ci capivamo, eppure è stato super disponibile. Sì, sarebbe stato meglio se avesse avuto un altro tipo di cibo da offrirmi, però ho conosciuto davvero una bella persona. Lo so cosa starete pensando, che in questa puntata manca un filo logico, e in effetti è così. Ho fatto del mio meglio, ma non avevo abbastanza video. La cosa che non vi ho detto è che poco prima di iniziare a lavorare, venerdì è venuta a mancare una persona cara. Sono stati giorni duri e non avevo più voglia di fare niente. Ma poi ho incontrato questo nuovo amico cinese e ho capito che non potevo arrendermi, dovevo andare avanti. Perché la vita non aspetta. Il tempo non si ferma. Ma anche se fa male, anche se la notte sembra non finire mai, non perdere la speranza, non lasciarti risucchiare nell'oblio. Mantieni la posizione, soldato. Combatti, continua a combattere per chi ancora ha bisogno di te. Perché non oggi, probabilmente non domani, forse nemmeno tra un anno. Ma credimi, il sole tornerà a splendere e noi torneremo a sorridere. Perché in fondo, l'unico modo che abbiamo per non far vincere la morte e ricominciare a vivere.